De André riesce fuori dopo aver iniziato in un certo modo, comincia a usare anche lui la sua maniera, a fare i dischi più americani di quanto avesse fatto prima. Poi a un certo punto, a metà degli anni 80, nel 84, se ne esce con forse il grande capolavoro degli anni 80, in assoluto, che credo sia De Man. Rock, non rock, ma insomma, un'idea di rock mediterranea certamente ce la dà. E comunque, il capolavoro musicale sicuramente di quel periodo. Se mostrami e ne danno appunto con te lo adu e ammontava se o che resto di o di aone se lo sei a perdoni ne sciutti in moda ma per girare o se da lì a puntani con mi tacca del primo. Ancora più rapidamente.